Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Andralink e benvenuti in questo nuovo video reaction. Reaction al trailer ufficiale di Alex Kidd in Miracle World. In questo trailer verrà annunciata anche la data di uscita. Questo titolo è il primissimo videogioco in assoluto che io abbia mai giocato, quindi sono super curioso di vedere come si presenta in questa nuova veste grafica. È stato già fatto vedere un mini trailer di presentazione, ma questo qui è ufficiale e conterrà sicuramente più roba, o almeno spero. Quindi premiamo play e vediamo cosa ci presenta. Ah, ci fanno proprio la presentazione in grande. Ma quello, questo è Mario, vabbè. Quel tempo, nell'86, la rivalità era particolare. Vabbè, lo stile è sempre lui. Lo stile di Alex. Questi sono i tre maestri del morracinese. Mamma mia. Junken. Oddio, sto scontro. Questo! Quanto era difficile quello. Però 10 anni fa l'ho rifatto in 2 secondi. Sì, devi sfidarli a morra cinese questi, la prima volta. Oh, questo livello, quanto lo odiavo. Ma quello... è nuovo quel potere? 24 giugno. No, no, subito ordinarlo, fermati. Subito ordinarlo su Steam. A quanto pare Steam fa solo aggiungere la lista dei desideri e poi può fare il preordine, quindi... Allora, giusto un attimino, no? Perché io ho detto primo videogioco che abbia mai provato, quindi sono super in hype per il titolo. Praticamente noi abbiamo, sì, la storia. Perché nel primissimo Alex Kidd, schermata iniziale, premi start per iniziare e ti buttava nel gioco. Senza sapere nulla se non leggevi il manuale di istruzioni. Una volta era così, non c'erano i tutorial, non esistevano. Il livello del vulcano, me lo ricordo, era difficilissimo. Quando ero piccolo, poi come ho detto appunto, rigiocando il titolo 10 anni fa, se non anche di... sì, una decina di anni fa più o meno, l'ho finito tipo in 40-50 minuti l'intero gioco, perdendo pochissime volte. Questo livello contro il toro era... il toro era più divertente nella versione originale, aveva gli occhi a palla. Questo qui pure era difficilissimo come scontro, però era fattibile. Non so perché, ma quando ero piccolo non riuscivo mai a batterlo, dovevo sempre chiamare mia madre. E sì, lei anche giocava con Alex Kidd proprio a rotta di collo. Questo livello qui pure era abbastanza difficile perché io volevo sempre prendere i sacchi con l'oro e mi ritrovavo a saltare e a finire ucciso da questi spuntoni qui. Cavolo, sono davvero davvero voglioso di giocarlo. Non ho ben capito questi Alex Kidd piccoli. Forse le battaglie a tempo contro altri giocatori? Magari sono battaglie a tempo, ma non c'è l'HUD perché l'hanno tolto per il trailer. E quindi magari non vogliono dare troppe informazioni. Fanno un po', no? I braccini corto con le informazioni. E poi dopo ti buttano prima o il mese dell'uscita o un mese prima tutte quante le informazioni che mancano. Inoltre questo era lo stile grafico che aveva primo Alex Kidd. Infatti il pesce è come per il toro di cui vi ho detto prima, aveva gli occhi a palla, stralunato. Tipo questo livello con la moto d'acqua io non me lo ricordo. E non mi ricordo neanche di questo bastone volante. Devo essere sincero, questi due oggetti non me li ricordo proprio. C'era la moto! C'era la moto, c'era l'aereo. Questo bastone volante o non l'ho mai preso, cioè ho sempre giocato all'Alex Kidd e non l'ho mai preso. Può essere? Ora, questo omino qui al lato dello schermo, non ho idea di chi sia il cavaliere. Potrebbe essere un NPC che ti dice, ah, vai così, vinci. Ora, io le informazioni che conosco le ho lette ovviamente dal manuale di istruzioni. Nel gioco solo quando finisce ti viene detto che tutti quanti sono tornati alla normalità. Se no, non vengono mai fatti vedere i personaggi tramutati in pietra. Tu sei Alex Kidd che combatte contro i tre maestri della morra cinese per salvare chi devi salvare. E Junken, come tanti altri villain, viene rappresentato con i denti a punta da bestia selvaggia, da demone ovviamente, da Oni,
E con un corno, perché appunto lui è un demone, e i demoni hanno le corna, specialmente quelli che chiamano Oni. Ecco, ad esempio, prima vi ho detto, no, che bisogna sconfiggere la prima volta questi personaggi a morra cinese, la seconda volta devi anche combatterci. Piccolo spoiler: dovrebbero staccarsi la testa e cominciare a inseguirti. In realtà facevano solo un volo a otto. Tracciavano un 8 e tu anche stavi fermo a bordo dello schermo, quando arrivava tiravi il pugno e andavi avanti così fino a che non li sconfiggevi. Se invece eri stupido e inesperto come me, ti muovevi e ti facevi uccidere. Quindi penso che abbiano rivisto la lotta, ora devi schivare questi palloni, a quanto pare queste bombe d'aria, che ti lanciano e poi puoi colpirlo. Qui abbiamo un'anteprima sul Miracle World. Tutti i livelli che ci sono nel Miracle World. Il livello mio preferito, stranamente, era il livello acquatico. E io odio livelli acquatici, ragazzi. Però, lui qui sta mangiando l'hamburger. Vorrei vedere se nel trailer, se c'è un trailer giapponese, se nel trailer giapponese mangia la polpetta di riso. Perché nel gioco originale mangiava la polpetta di riso e venne erroneamente tradotta come birra. In realtà era una polpetta di riso e si vedeva chiaramente. Però no. Poi c'era un'altra versione invece di lui che mangiava un panino, tipo hamburger, simile all'hamburger, ma era un po' diverso. Comunque ci sta. Questo è il Miracle World, raga. Questo qui, ovviamente, in alto è il castello finale dove si trova Junken. Se non sbaglio ci sono tre castelli in tutto, uno dei quali non serve a nulla, entri e finisce. Spero che se non hanno aggiunto materiale non sia troppo alto il prezzo del gioco. Comunque se il video ragazzi finisce qui, ho fatto una piccola analisi, come sempre faccio ovviamente dalle reaction, faccio la reaction e poi faccio una piccola analisi. Allora, in ogni modo, io spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente in descrizione trovate il link per Instagram. Mi raccomando, tenete d'occhio questo titolo perché è davvero una piccola perla che purtroppo non è mai arrivata troppo lontano e sono contento che finalmente sia tornata, insomma, alla ribalta. Vediamo come andrà. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!